A Teiste a Firenze, grigio del Casentino di Soci in provincia di Arezzo. Con noi Massimiliano. Raccontaci la storia del grigio del Casentino. Ah, ciao Claudio, buongiorno a tutti. Noi non abbiamo inventato niente. Il grigio del Casentino è l'incrocio tra la cinta senese e il large white, finalmente disciplinato anche dall'Associazione Nazionale Allevatori Suini, su nostro sollecito, perché insomma ci faceva piacere. Noi facciamo nascere i maialetti, li conferiamo ai nostri amici allevatori che col nostro alimento li ingrassano e ci ritornano indietro. Trasformiamo tutto nel nostro laboratorio a marchio CE di Soci, da poco autorizzato, quindi siamo contenti anche di questo. Ripeto, trasformiamo tutto senza coloranti e conservanti, nitriti o nitrati. Noi vogliamo il sapore naturale della carne. I vostri prodotti vengono commercializzati non solo nel territorio del Casentino, ma in tutta Italia e anche fuori d'Italia. Qualche vendita spot anche fuori dall'Italia, fortunatamente. Chi ci ha provato ci riprova, quindi vuol dire che resta soddisfatto. Noi spediamo tutto con corriere refrigerato, sia in estate che in inverno, perché la carne è così che deve viaggiare, insomma. E basta, questo siamo noi. La vostra azienda, il Grigio del Casentino, è un grande veicolo promozionale anche dal punto di vista turistico di questo territorio. Noi ci piacerebbe un po' fare sinergia nel nostro bel Casentino, ma il casentinese ha la testa un po' dura, come del resto anche noi, insomma, quindi non è semplice. Sicuramente è un'attrattiva per il territorio che noi incentiviamo più che possiamo, insomma, poi alla fine, quando si è fatto il nostro. E poi il turista del terzo millennio è sempre preso di più per la gola, e quindi dal grigio del Casentino. Sono d'accordo, Claudio, è sempre preso di più per la gola, ma sempre preso di più per la gola da cose buone e più che altro genuine. Noi quello che cerchiamo è la genuinità del prodotto. Noi ci succede spesso di dire al nostro cliente: ci dispiace, questa settimana non possiamo accontentarti, perché il prodotto non ce l'abbiamo, insomma. E questo perché? Perché perseguiamo tenacemente la qualità del prodotto, la salute dell'animale e dell'allevatore anche, che è il lavoro peggiore della nostra filiera. Quindi i nostri allevatori sono ben incentivati a lavorare con noi, l'animale per quanto possibile e anche un po' egoisticamente cerchiamo di farlo star bene il più possibile, e poi alla fine i prodotti che ci dà, insomma, ci dicono che si è lavorato bene. Abbiamo avuto anche dei riconoscimenti importanti da guide importanti del settore, insomma il Gambero Rosso ed altri ci ha riconosciuto perfino un'eccellenza. Noi siamo un po' rimasti, dico la verità, perché tutto ci aspettavamo meno che insomma venisse fuori queste cose. Però bene, siamo contenti, perseguiremo a testa bassa, come si diceva, a testa bassa e pedalare, noi siamo fatti così, insomma. A Teiste Firenze non poteva mancare un'eccellenza come De Magi Alchimia dei Formaggi. Cosa hai presentato in questa bellissima rassegna fiorentina? Ma diciamo, come ogni anno, andiamo a fare un po' una sintesi del nostro lavoro e delle nostre proposte. Siamo qui con una sessantina di formaggi in esposizione e in degustazione. In particolare abbiamo portato dei formaggi di nuova creazione e circa una quindicina di prodotti nuovi, sia latte di vacca, latte di bufala, latte di pecora, insomma, sia paste molli, semiduri, formaggi a coagulazione lattica, latte crudo. Quindi un po' di novità che ogni anno utilizziamo questa kermesse per la presentazione di questi formaggi. C'è stato un buon movimento, ci sono state concretizzate anche degli buoni affari. Sì, diciamo, per noi è un po' la manifestazione di casa, quindi qui abbiamo la possibilità di incontrare sia amici e soprattutto clienti che da anni ci seguono, non solo nel comparto toscano, ma ormai è diventata una fiera di riferimento per tutti i clienti provenienti dall'Italia, ma anche dall'estero. Valorizzi sempre di più le eccellenze nel mondo caseario? Ma, diciamo, il nostro lavoro è fatto di dettagli, quindi cercare di proporre dei formaggi affinati sempre con prodotti di eccellenza, valorizzare le materie prime, cercare di nobilitare qualcosa che è già nobile di suo, ovvero sia il formaggio. A Teiste Firenze le eccellenze dell'azienda Prunetti. Cosa hai portato, Johnny, in questa bellissima esposizione?
Beh, qua c'è un po' tutto lo spaccato della nostra azienda, che come notoriamente poi chi ci conosce sa, è un'azienda a conduzione biologica, quindi tutti i nostri terreni sono biologici, abbiamo 85 ettari e tutti nella zona del Chianti Classico. Quindi abbiamo, oltre agli oli che più ci rappresentano, come in questo caso un DOP biologico del Chianti Classico, abbiamo tutta una gamma di oli che si divide per intensità e quindi abbiamo gli oli in veste più diverse, dalla bottiglia alla lattina fino alla ceramica, che passano da un'intensità più leggera, media e forte, in questo modo da accontentare tutti i palati e tutti i sapori. Poi come azienda siamo anche portati, visto la nostra natura agricola, di avere più produzioni all'interno dei nostri terreni e quindi le vigne a Chianti Classico, lo zafferano e l'iris. Quest'anno presentiamo i nostri liquori a base di iris. Infatti l'iris, che ovviamente per noi fiorentini ce l'abbiamo sullo stemma della nostra città, è una delle nostre grandi produzioni e utilizzata per lo più nel mondo della profumeria, ma da sempre anche nei liquori. E quindi presentiamo il liquore all'iris, l'amaro all'iris e il gin, ovviamente, dove la botanica principale è l'iris. A Testi Firenze, una delle eccellenze italiane, l'aceto balsamico. Con noi Mariangela Grosoli dell'Acetaia, come potete vedere, aceto balsamico del Duca Spilamberto Modena. Può raccontarci la storia di questa storica azienda? Beh, la nostra storia nasce nel 1891 con mio bisnonno e noi siamo una delle quattro aziende pioniere di questo prodotto, perché nel 1980 appunto eravamo solo quattro. Oggi siamo tanti di più, noi continuiamo a proporre il nostro balsamico, siamo produttori solo di aceto balsamico, IGP e DOP. E ovviamente siamo anche aperti alle visite, perché non solo vogliamo proporre il nostro prodotto, ma vogliamo che il consumatore venga, provi un'esperienza importante e riesca a tornare a casa sapendo qualcosa di più ed essendo più consapevole nella scelta del balsamico. A Testi Firenze, un'eccellenza italiana nel mondo dell'enogastronomia. Con noi il direttore commerciale Mattias Cinacchi di Bon Ver di Negrar. Quali sono le eccellenze che hai portato a questa importante rassegna a livello internazionale? Allora, intanto buongiorno. Bon Ver non è altro che una raccolta di ricette del territorio e della tradizione italiana. Non abbiamo fatto altro che prendere quelle che sono le ricette più interessanti, a nostro avviso, del territorio nazionale, ricettarle in modo fedele, creare delle capsule del tempo, in modo tale che non si perdano le nostre tradizioni, che tutto il mondo ci invidia. E abbiamo creato tutta una serie di prodotti, quindi il cardine è territorio e tradizione, e poi ci sono delle persone, i cuochi in questo caso, che rappresentano proprio danno l'autorevolezza alla ricetta. In che modo? Controllandole periodicamente e dandoci appunto la possibilità di utilizzare quello che è la loro esperienza, quindi essere un po' i custodi di queste ricette. Passiamo dal antipasti, sughi e salse e piatti, abbiamo poi la parte di dessert. La peculiarità di Bon Ver è che sono tutte ricette senza nessun tipo di conservante, edulcorante, e durano 24 mesi a temperatura ambiente. Quindi ottime sia per il consumatore finale che le utilizza a casa per vivere un'esperienza unica del territorio, e ottime anche per il bistrò, quello che è un locale, che ha l'esigenza di avere un prodotto di qualità pronto all'uso.